Grazie Presidente. Esiliato, queste sono state le parole del Presidente Guccioni in riferimento al Presidente di Roma Metropolitane e anche della Consulta Cittadina. Esiliato perché era un professionista troppo bravo, trasferito a Catanzaro, non considerato. Dicono che il 5 Stelle non ha una classe dirigente. Il 5 Stelle non ha bisogno di una classe dirigente. Questo paese è pieno di professionisti che non hanno bisogno di essere 5 Stelle, hanno bisogno solo di essere messi in condizione di poter lavorare come mai è stato concesso fino ad oggi. Grazie. Questo come premessa. Oggi è un consiglio straordinario sulla sicurezza stradale, vorrei rimanere nel tema. È sicuramente l'interesse pubblico più alto che abbiamo da perseguire. Anche fosse solo una persona che perde la vita in strada, è un evento che non è assolutamente giustificabile in nessun modo, non è tollerabile, non è da un paese civile. Scusate l'emozione, perché quando si parla di questi temi, almeno io sul piano umano, insomma, non riesco a staccarmi dal piano umano. È un tema molto delicato che va trattato anche con rispetto. Vi anticipo due contenuti i due contenuti dell'ordine del giorno che abbiamo allegato alla delibera quadro che presentiamo oggi in aula. La differenza sta nel fatto che appunto quella è una delibera quadro, una disciplina che orienta rispetto a tutti gli indirizzi. L'ordine del giorno si è preso la responsabilità di andare a definire dei criteri in più rispetto a quelli già definiti nel PGTU vigente, delle tempistiche per dare comunque già da oggi un segnale di volontà, di concretezza, di impegno a cui tutta l'Aula è chiamata. I due contenuti sono, adesso ne parleremo poi dopo la discussione dell'ordine del giorno, sono legati ai percorsi pedonali e alle zone 30. Nella fattispecie il PGTU del 2015 non lo ha scritto questa maggioranza. Riporta molto semplicemente un dato: dal 1999 in ogni PGTU vengono rinnovati ogni 4 anni, viene riferito come la realizzazione delle zone 30 essere una delle caratteristiche imprescindibili per la sicurezza delle nostre strade. Eppure c'è scritto nel PGTU del 2015, nulla dal 1999 ad oggi è stato realizzato. Perché lo dico? Perché forse alcuni dati aiutano a capire. L'85% dei morti in strada perde la vita perché è investito da un veicolo che marcia a una velocità superiore ai 65 km orari. Il 55% perché il veicolo viaggia a una velocità di 50 km orari e soltanto il 5% perde la vita perché è stato investito da un veicolo che viaggia massimo a 30 km orari. Basterebbero solo questi dati per far capire come le zone 30 dovrebbero diventare culturalmente patrimonio di tutta la cittadinanza, non per una ideologia, ma per quello che ho detto all'inizio, perché anche un solo morto non è assolutamente ammissibile. Chi è contrario a questa semplice evidenza, evidentemente, e gioca, no? A contrastare per varie ragioni, non appartiene, secondo me, a quello che quest'Aula deve mandare come indirizzo. Si è discusso anche, perdonate, della sostenibilità economica di questa delibera. Chi è stato presente in commissione, credo fosse martedì mattina, ha assistito che la prima preoccupazione
da parte di questa maggioranza è stata chiedere al presente responsabile dell'ufficio programmazione della Ragioneria Centrale di andare a effettuare uno studio di fattibilità per incrementare l'aliquota contenuta nella lettera D del comma 4 dell'articolo 208 del codice della strada, che disciplina i proventi che arrivano dalle contravvenzioni stradali da destinare alla sicurezza stradale. Ricordo che la norma prescrive che almeno il 50% di questi proventi vengano destinati alla sicurezza stradale. Ecco, noi abbiamo chiesto di fare uno studio di fattibilità perché, al di là appunto delle volontà, delle ambizioni, delle aspettative, bisogna essere anche concreti. Abbiamo un bilancio che, sapete tutti, non ci consente di andare a fare quegli interventi nell'immediato per riparare anche le strade che sono arrivate ad avere le radici che si arrampicano fin sopra i semafori. Non ci consente di fare tutta una serie di cose che ogni volta, guarda caso, le opposizioni si ricordano di ricordarci. Io adesso non voglio fare polemica, mi viene in mente una battuta che c'è nella mia famiglia relativamente a mia suocera, per cui viene, come dire, con sarcasmo presa in giro, perché ha questo modo di dire: presto che è tardi. Ecco, ogni volta che siamo qui in aula c'è qualcuno dell'opposizione che ci dice: presto che è tardi, dovete fare questo, questo, quell'altro, blablabla. Eppure mia suocera, insomma, ha tirato su una famiglia. Io, anche solo uno degli amministratori del passato che avessero fatto le cose che andavano fatte sul presto che tardi, forse oggi non ci troveremmo così. Però è bene chiarire quello che ho detto prima: 1999, zone 30 previste nel PGTU, c'era Rutelli, poi è arrivato Veltroni, poi Alemanno, poi Marino. Nessuno ha fatto le zone 30, nessuno. Ora, noi le stiamo andando a fare, ci vorrà tempo, lo vedremo anche nell'ordine del giorno, stiamo chiedendo ai territori di partecipare, senza imporre nulla, di convenire, anche perché la partecipazione aiuta le persone a comprendere i motivi per cui un'amministrazione sta invitando ad andare in una direzione piuttosto che un'altra, e questo è nella prerogativa del 5 Stelle. Non abbiamo voluto, si dice, un anno che non abbiamo fatto nulla, a parte che la delibera appunto è il frutto di un lavoro di verifiche e riscontri in commissione, in cui chi fa parte della commissione mobilità ha assistito a un'evidenza che è inconfutabile, ma non abbiamo voluto imporre alla cittadinanza delle soluzioni. Abbiamo chiamato dei cittadini, abbiamo preso la consulta della sicurezza, l'abbiamo ampliata dalla mobilità dolce, perché sono inscindibili, e abbiamo chiesto a loro: fate questo percorso, dateci una mano, perché probabilmente voi ne sapete più di noi, senza alcuna supponenza. E oggi stiamo raccogliendo i frutti. Queste persone sono soddisfatte, ci stanno dicendo che sono talmente entusiaste, non hanno mai visto un proliferarsi di lavori, e a breve, così come ha annunciato il dottor Cialdini, cominceranno a presentare i progetti, a partire appunto dalla commissione per poi arrivare in aula. È una cosa entusiasmante vedere, è come quando cresce un figlio, vedere che, no, che poi a un certo punto lo lascia andare e va da solo, ed è bello quello che ti porta. È una cosa entusiasmante, no? Si deve criticare anche questa roba qua. Ora, per chiudere, questa delibera probabilmente avrà bisogno di un altro supporto: l'istituzione di un ufficio interdipartimentale per poter governare i processi, per poter far capire alla cittadinanza con trasparenza i finanziamenti erogati, dove vanno a finire, come, quando e perché. È uno degli elementi che è annunciato nella delibera e che ovviamente adesso è allo studio da parte della Giunta rispetto alla fattibilità, ma che vi preannuncio, perché non si può prescindere. Le competenze sono interdisciplinari, quindi è giusto che si crei un ufficio ad hoc. Per il resto siamo pronti a recepire tutte
le osservazioni costruttive da parte di chiunque, anche da parte delle opposizioni, perché non ci interessa più la polemica. Come ripeto ultimamente, andiamo avanti, ce la stiamo facendo. Grazie.